non venite da noi? Dove? In Ecuador. Vabbè, ho detto, c'è posto, c'è possibilità di poter fare qualcosa? Sì, ha detto. Sono stato il collegamento, il ponte, ecco, in quei tempi lì, verso l'anno 2000, io sono venuto in Ecuador, ho finito gli studi e dunque ho parlato col vescovo di quel tempo, Monsignor Ugolino, anche lui di origine italiana. Tutta un'avventura. Tutta l'avventura, senza sapere idioma, niente, perché io sapevo rumeno, russo, ungaro, così, e poi inglese, latino, su quelle lingue lì, ma spagnolo non avevo mai parlato. Una mia nipote è stata la prima vocazione delle suore missionarie della Passione qui in Ecuador. Che lui aveva già conosciuto prima alle sorelle e quando loro sono arrivate al mio paese nel 2000 mi ha telefonato, perché come lui sapeva che io avevo questo desiderio già di essere una religiosa, allora mi ha portato da loro. E allora ho stato un periodo con loro. Le prime religiose che sono entrate abbiamo dovuto un po' guadagnarcele, perché Sor Maria adesso non sta tanto bene, però i primi anni girava tanto per i paesi, andava anche lontano, si fermava un po' di giorni e con grandi sacrifici. E dunque la loro presenza fa ricordare questo elemento così importante che appartiene proprio alla natura della Chiesa. La Chiesa è missionaria per la sua per natura stessa. La vita spirituale che loro cercano di disseminare nell'intorno diocesano è uno dei valori fortissimi che noi apprezziamo, certamente. Queste sono le campane, 5 campane che abbiamo fatto arrivare da Italia per nave e ora sono l'onore della nostra parrocchia.